conquistato ancora una volta il pubblico marincudine con il suo spettacolo che torna in Sicilia dopo gli ultimi anni in giro per l'Italia dal titolo Mimì da Sud a Sud sulle note di Domenico Modugno con la regia di Monio Vadi e Giuseppe Cutino. Un viaggio tra le canzoni di Modugno, una raccolta dei suoi pezzi attraverso i quali viene anche raccontato il legame con il dialetto siciliano. Tutti quelli in siciliano o in quella lingua che lui chiamava modugnese, che era fra l'altro la lingua del suo paese, San Pietro Vernotico, che è molto simile al siciliano e che servirono a Modugno per fare la gavetta e scalare diciamo, il percorso che lo avrebbe portato a diventare l'inventore della nuova canzone d'autore con Volare. Un omaggio al primo Modugno, al Modugno che si dovette fingere siciliano per conquistare il mondo, ma anche un omaggio a tutti quelli come me che vivono magari in zone periferiche che non avrebbero la possibilità di aspirare a un posto nel mondo. Invece Modugno ci insegna che con caparbietà, con professionalità, con studio e abnegazione anche chi vive nelle periferie, nelle province, ce la può fare. E quindi sono contento di fare questo spettacolo con un teatro pieno dopo anni di teatri vuoti, di teatri chiusi, e farlo per una causa nobile che è la lotta contro la polio. Lo spettacolo ha unito infatti la musica alla beneficenza. Il Rotary Club di Caltanissetta ha promosso l'evento di sabato in città per raccogliere fondi e dare così un contributo per combattere la polio e sostenere i progressi fatti sino ad oggi, puntando alla sua eradicazione. Le finalità le ho dette l'altra volta. Per noi la battaglia contro la poliomielite è la battaglia più importante che combattiamo da più di 30 anni. Oggi è una giornata per noi particolare, di festa, perché è in visita a Caltanissetta nel nostro club il governatore del distretto Sicilia e Malta. E quindi volevamo insomma, in concomitanza appunto della sua visita e soprattutto in concomitanza del 24 ottobre, che è la giornata mondiale contro la polio, per la lotta contro la polio, abbiamo voluto organizzare questo spettacolo di beneficenza appunto per la raccolta fondi contro la poliomielite. Diciamo, abbiamo riempito il teatro, per noi questo è motivo di profondo orgoglio, perché il ricavato di questa serata appunto andrà per questa finalità che da 30 anni appunto il Rotary International combatte e che è riuscito al momento a ridurre del 99,9% i casi nel mondo. Oggi purtroppo qualche caso sta riemergendo anche nei paesi occidentali, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Ringrazio il presidente del Rotary Caltanissetta per l'attività che ha organizzato, che riveste una notevole importanza nel panorama delle attività per la Rotary Foundation, che il 24 di ottobre ha visto la sua celebrazione mondiale.